Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il modulo MicroTX Express LRS della BetFPV. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Questo modulo non è partito col piede giusto, ma con l'uscita di Express LRS 2.1 le cose sono migliorate ed ora è supportato ufficialmente in tutte le sue funzionalità. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il modulo, un'antenna lineare, un'antenna tipo Diamond, un cavetto di collegamento ed il manuale di istruzioni. Per quanto riguarda le antenne, sicuramente la Diamond ha le prestazioni migliori, tuttavia anche quella lineare si difende bene. Sull'X-Lite infatti sto usando l'antenna lineare perché la trovo più pratica, se non dovete fare long range a mio parere va bene pure questa. Il cavetto che si trova nella confezione si applica alla base e serve per quelle radio che non hanno un PNTX, ma che comunque sono compatibili con il protocollo Crossfire. Infatti, grazie al cavetto e al display, possiamo usare questo modulo anche su radio Futaba o radio Link. Il modulo MicroTX è disponibile in varie opzioni. Per quanto riguarda la potenza massima, possiamo scegliere tra 500 mW o 1 W, mentre per quanto riguarda la frequenza, possiamo scegliere tra 2.4 GHz, 915 MHz e 868 MHz. Se scegliete la versione basata sui 900 MHz e siete in Europa, prendete la 868, per il resto del mondo invece va bene la 915. Per quanto riguarda le specifiche, la tensione in ingresso deve essere compresa tra 5 e 12 V. Questo significa che possiamo usare il LiPo al massimo da due celle, sia come alimentazione esterna tramite XT30, sia come alimentazione interna della radio stessa. Per quanto riguarda il refresh, sulla versione a 2.4 GHz possiamo scegliere tra 50, 150, 250 o 500 Hz. Per la versione a 900 MHz possiamo scegliere tra 25, 50, 100 o 200 Hz. Come abbiamo visto, possiamo scegliere la versione a 2.4 GHz con un massimo di 500 mW o 1 W, ma possiamo scegliere potenze più basse come 25, 50, 250 o 500 mW. Per le versioni 915 e 868 possiamo scegliere la potenza tra 100, 250 o 500 mW. Tuttavia una potenza massima di 100-250 mW copre qualsiasi utilizzo vogliate farne con un drone FPV, mentre potenze più alte vanno valutate per long range con modelli alla fissa o simili. Questo modulo fin dalla sua uscita ha ricevuto alcune critiche, vediamo quindi i problemi che aveva e come questi siano stati risolti. Il primo difetto evidenziato in questo modulo è la porta USB, infatti alcuni cavi hanno difficoltà ad entrare in sede. Come vedete questo entra senza problemi. Questo invece non si riesce ad infilare. Questo problema è già stato risolto in quanto tutti i moduli attualmente in commercio hanno il case rivisto per avere la massima compatibilità con i vari cavi USB. Per chi ha una vecchia versione sono disponibili i file STL del case nuovo, quindi potete stamparlo e usare quello. Vi lascio il link in descrizione. In alternativa è disponibile il case già pronto, il prezzo è molto accessibile, quindi potete anche valutare di prenderlo. Comunque anche il case vecchio va bene e di sicuro farete prima a trovare un cavo compatibile che a stamparne o comprarne uno nuovo. Un'altra critica che viene fatta è che la ventola non va a raffreddare direttamente il chip RF, in quanto questo è posto sotto dall'altra parte. Effettivamente sarebbe meglio che la ventola mandasse l'aria direttamente sopra il chip, tuttavia dissipando il calore nella parte sopra si evita lo stesso che la scheda si surriscaldi. Di conseguenza il modulo riesce a lavorare alla massima potenza senza alcun problema, quindi alla fine la posizione del chip non cambia più di tanto e in ogni caso il modulo si può usare lo stesso al massimo. Un altro problema di questo modulo era il piccolo joystick che funzionava solo a pressione, ma con l'uscita di Express LRS 2.1 adesso funzionano anche tutte e quattro le direzioni. Inoltre la pressione dei tasti non causa più il failsafe come avveniva prima. Per questo motivo la primissima cosa da fare è procedere con l'aggiornamento firmware, quindi lo collego subito ad un cavo USB. Iniziamo scaricando il configuratore, lo troviamo su GitHub a questo indirizzo, vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico il .exe.
A questo punto scegliamo la versione firmware, al momento la più recente è la 2.1, ma voi scaricate sempre l'ultima disponibile. Il target va scelto in base al modulo che avete, selezionando BTFPV 2.4 GHz o BTFPV 900 MHz. Io ho il 2.4, quindi clicco qui. In Device scegliamo la nostra versione del modulo. BTFPV 2400RX sono le riceventi. BTFPV 2400TX Micro è il modulo grande che stiamo usando noi. BTFPV 2400TX Micro 1000 mW è la versione nera che arriva a 1 W. BTFPV 2400TX Nano invece è per il modulo Light. Quindi scelgo BTFPV 2400TX Micro. Come metodo per il flash scegliamo UART. Qui scarichiamo il Lua per configurare il modulo. Le opzioni potete copiare anche queste che vedete, perché vanno bene per la maggior parte dei casi. Qui ovviamente mettete la vostra password, che deve essere uguale sia nel modulo che nella ricevente. A questo punto possiamo fare build and flash. Perfetto, aggiornamento completato. Come vedete il joystick funziona perfettamente e muovendolo possiamo scorrere tra le varie opzioni. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e quello che dobbiamo chiederci è se valga la pena prendere questo modello oppure no. Oggi il mercato offre svariate opzioni e molti si chiedono quale sia la migliore. A mio parere quello che conta è soprattutto il firmware, che alla fine è comune su tutti i moduli, quindi da questo punto di vista non ci sono grosse differenze. Alla fine quello che si può valutare sono gli extra, e questo della BTFPV li ha tutti. Partendo dall'antenna, buono è il fatto di avere a disposizione sia quella lineare che la Diamond. La ventola, già presente nel modulo, si attiva automaticamente con potenze da 250 mW o superiori. Buono il connettore esterno per alimentare il modulo, questo è utile in quelle situazioni di long range dove si usano alti milliwatt e non si vuole consumare la lipo della radio. Per finire, il collegamento esterno ed il display rendono questo modulo adatto anche a chi non ha radio OpenTX, ma vuole lo stesso beneficiare di un RC Link di alto livello come Express LRS. Ormai questo modulo è in circolazione da un po' e non si sono rilevati grossi problemi hardware, così come gli iniziali problemi software sono stati definitivamente risolti con la versione 2.1 di Express LRS. Per questo motivo, se state cercando un modulo Express LRS, questo BTFPV è un'opzione da prendere seriamente in considerazione. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.